Amici quarantenati, come va? Spero molto bene, spero stiate bene. Lo so ragazzi, la prima cosa che avete notato cliccando play a questo video è il mio taglio di capelli. E immagino che abbiate detto, ma Papyrus, ma che conciatura c'hai? Cos'è un gatto morto in testa? Cosa c'hai? Lo so, avete pienamente ragione ragazzi, mi dispiace, ma il fatto è che sono in quarantena anch'io ovviamente, i parrucchieri sono completamente chiusi e quindi... Pensate che io sarei dovuto andare a tagliare i capelli poco prima che chiudessero tutto, sono passati più di 20 giorni e ho sta ciospa in testa, vi chiedo scusa. Però, guardandomi allo specchio, guardando questo ciuffo, mi è venuto in mente che forse, probabilmente, potrei prendere spunto da questa acconciatura e realizzare due video per il canale. Perché non portarvi la top e la flop dei capelli più belli e più brutti della storia del calcio? In questo video in particolare iniziamo dalla flop, quelli più brutti, quelli che proprio guardi il calciatore che c'ha sto taglio di capelli e dici ma che ti sei messo in testa, cos'è, cosa c'è, come ti è saltato in mente? Ecco, questo è il video della flop. Parleremo appunto di 10 calciatori che sono andato a scovare, hanno i tagli di capelli più assurdi che si siano mai visti nella storia del calcio, ma ovviamente è soggettiva e si differenzia completamente da quella che sarà la top. Non è il taglio di capello più figo quello della top, perché altrimenti prendiamo tutti i nuovi giocatori di adesso che hanno un taglio di capelli che mi piacciono, no, inerenti a tutta la storia del calcio, quindi quei tagli di capelli che hanno fatto la storia, quindi sarà molto diverso, ma quello è un video che vedrete nei prossimi giorni. Parliamo ora di questa flop e vedrete ragazzi, ci saranno dei tagli di capelli da mettersi le mani appunto nei capelli. E partiamo subito con lui, Manuel Cangelocco. Che dite ragazzi, questo sì che è un bellissimo sopracciglione frontale. Non so che cosa avesse in mente Locco, anzi lo vedo che cosa ha in mente. Questo calciatore ragazzi ha vissuto praticamente tutta la sua carriera nell'Angola e nelle squadre appunto della Lega di Angola, quindi non ha mai giocato, che so io, in una Lega magari portoghese, visto che l'ex colonia portoghese di Angola sarebbe potuta essere propedeutica, vista la lingua, al salto nel Porto o nel Sporting Lisbona. Invece no, sempre giocato nell'Angola, però è riconoscibile per questo taglio di capelli veramente imbarazzante. Il secondo giocatore che vedremo adesso che ha un taglio di capelli veramente imbarazzante è lui, Abel Xavier, che di Abel c'ha veramente poco. Guardando ragazzi questo taglio di capelli è vero, possiamo dire che c'è molto molto stile, questa sorta di biondo platinato unito anche al colore della barba ha il suo stile, lo ammetto, però questa cresta lì in mezzo sinceramente no, sinceramente no. Per non parlare poi di quella volta che si presentò in conferenza stampa con i capelli sciolti senza treccine. Cos'è sta roba? Cos'è? Ed ora ragazzi, pronti via, siete pronti? Uno dei miei preferiti. È veramente un taglio di capelli che io ho amato e tra l'altro è stato graduale questo taglio di capelli. In tutta la sua carriera, di questo giocatore che adesso vi presenterò, ha avuto tagli di capelli mozzafiato, veramente fantastici. Siete pronti a conoscere la leggenda di Noel Brotherstone? Questo è lui da giovanissimo, ma nel corso della sua carriera, appunto con l'andare degli anni, i capelli ha iniziato a perderli fino ad arrivare a questo taglio qui. Come fai? Come diavolo fai a presentarti in un campo di calcio con questi capelli? Cioè, Dio santo. Io lo so che state già pensando a lui, Gabriel Paletta. Questo è molto peggio, questo è molto molto peggio, ragazzi. Sembra un cartone animato, cioè, grande, grandissimo Noel. In questa classifica non potevano di certo mancare anche i giocatori eccentrici che hanno deciso di farsi dei tagli di capelli veramente molto molto particolari, come è il caso di Basir Bass Savage, attaccante inglese che ha deciso di pettinarsi in questo modo. Buffo, eh? Pensate però che Bass Savage è un giocatore veramente straordinario, perché quando segna ragazzi la sua eccentricità la mostra, perché oltre ad avere i capelli così strani segna e esulta in stile moonwalk di Michael Jackson, fantastico. C'è solo un piccolo problema, lo vedrete esultare veramente molto molto poco, ecco, questo balletto da Michael Jackson lo vedrete molto molto poco durante le sue partite, perché nella sua carriera in 200 incontri ha segnato solamente 25 gol. Per un attaccante, però dai, i capelli possiamo dire che sono il suo punto di forza e ho detto tutto. Ah, adesso arriva lui,
Oddio, quanto non mi piacciono sti capelli, oddio. No, mi rifiuto di farvi vedere questa foto, veramente, ragazzi, mi rifiuto di farvi conoscere questo giocatore. Oh, io lo dico a vostro rischio e pericolo, eh. Io lo dico a vostro rischio. Vi ho avvertiti, eh. Volete vederlo per forza? Capito? Ve lo faccio vedere, ve lo faccio, c'è problema. Però io vi ho avvertiti, eh. Vi ho avvertiti. Toglila. Giuseppe Erlazza. Che taglio è? Che taglio di capelli è? Che taglio è? Cos'è? Cosa sarebbe? Perché i capelli sono lunghi dietro e cortissimi davanti con sto ciuffetto? Cos'è? Andiamo avanti per cortesia? Grazie. Ed ora do il benvenuto, restando in Inghilterra, a lui. Capelli d'ananas, Jason Lee! Eh? E io mi chiedo, no? Questo che va dal barbiere e dice: c'ho un'idea della miseria, voglio farmi i capelli come un ananas. Ed ora, ragazzi, arriviamo a quelli che hanno i tagli di capelli più particolari, ecco, che sono entrati, diciamo, nell'immaginario anche collettivo, per un certo senso. Iniziamo con lui, giocatore del Messico, Leonardo Cuellar. Guardate qui, c'è immensa questa cesta di capelli che c'ha in testa, che fa un tutt'uno con la barba, come se fosse un unico cespuglio di peli e di robe. Cioè, quando vedo Cuellar penso: ecco come sarò alla fine di questa quarantena. Cioè, lui è la perfezione, proprio il riassunto di come sarò io alla fine di questa quarantena. Anzi, grazie alla regia abbiamo forse anche una previsione su come potrei essere alla fine di questa quarantena, imitando Cuellar. Minchia, sarà meglio almeno andarsi a rasare un po'. Ed ora dall'Inghilterra passiamo un po' alla Germania degli anni 70, perché effettivamente lì c'è stato un calciatore che aveva un taglio di capelli veramente eccentrico, lo so. Lo so che gli anni 70 si prestano molto a questa classifica, è vero. Però lui è veramente incredibile. Stiamo parlando di Werner Schneider. Cioè, ragazzi, ma notate, dovete notare questa cosa da questa fotografia. Com'è possibile accoppiare la basetta da motociclista americano al capello gonfio e selvaggio in stile Woodstock? Cioè, non c'entra praticamente niente. Cioè, ma che accoppiata è? Boh, io c'ho parole, veramente. Ed ora non potevo, ragazzi, non inserire almeno al secondo posto ipotetico. Quelli di prima non erano in ordine effettivo di classifica, ma questi due lo devo per forza inserire come nella mia classifica di peggiori tagli di capelli della storia del calcio. Al secondo posto di questa ipotetica classifica non posso non mettere colui che in realtà, per tutti, per l'immaginario collettivo, è colui che ha il taglio di capelli peggiore in assoluto della storia del calcio. Sto parlando del grandissimo difensore centrale ex Fulham ed ex Chelsea, John Dempsey. Ragazzi, questo riportino alla Dempsey veramente è conosciuto in tutto il mondo come il taglio alla Dempsey. L'ha proprio creato lui. Guardate che bel riporto. Ma veramente straordinario. Cioè, eccelso. Veramente eccelso. È giusto che abbia giocato nel Chelsea, perché è proprio eccelso. Non vi disiscrivete, dai. Vi prego. Vi prego. Quarantena. Tanto tempo chiuso in casa. Dalla testa, eh. Ed ora, ragazzi, dulcis in fundo, c'è lui, il primo posto, il peggior taglio di capelli della storia del calcio secondo il mio punto di vista soggettivo. Restiamo in Germania, anzi torniamo in Germania, e parliamo di lui, Mike Werner. Ma come si fa a combinare il taglio superiore alla MacGyver, se così possiamo dire, con i capelli in stile rockstar dietro, lunghi, che arrivano fin... Com'è possibile? Ma come ti è entrato nell'anticamera del cervello di voler fare un taglio del genere? Ma chi è il tuo barbiere? No, ma seriamente, chi è? Rinchiudetelo, non lo so, ragazzi, ma come... Non riesco a guardarlo, mi viene da ridere appena lo vedo, veramente assurdo. Ma poi dulcis in fundo, ragazzi, il baffetto da attore porno, cioè veramente, cioè... Numero uno, veramente, oh! Numero uno per Mike Werner, non si può non dare il premio, la palma, come peggior taglio di capelli della storia, ragazzi. Dai, non si può.
Spero che questo video, ragazzi, vi sia piaciuto. È stato un video molto leggero, però ovviamente mi è venuto in mente di poter fare un video del genere. Se questo video raggiungerà un tot di mi piace, ok, quindi mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, uscirà nei prossimi giorni anche il video dei migliori tagli di capelli, non quelli da figo, ripeto, tagli di capelli che hanno fatto la storia del calcio. Quindi, mi raccomando, tempestate di like questo video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ragazzi, supportatemi in questo periodo veramente difficile. Vi ricordo che c'è la possibilità anche di abbonarsi al canale, mi raccomando, fatelo per darmi una mano. Un saluto, ciao da Papyrus. Sai che quasi quasi un bel taglio alla Werner me lo potrei fare davvero. Faccio allungare i capelli qua dietro, se no sto punto via in stile Brotherstone e vada via anche io.